tutti, lei ha una paziente che ha perso un dente con il secondo premolare superiore a sinistra. Quindi l'interventino di oggi prevede l'inserimento di un impianto in questa zona in modo da poter poi successivamente, una volta integrato, caricarlo con un dente. Quindi l'interventino prevede un'incisione in cresta, centro cresta, quindi poi entriamo intrasulcolare, iniziale, distale nei denti adiacenti, ora sentirei spingere perché scolliamo la gengiva in quanto l'impianto lo posizioniamo. Sotto gengiva. Ecco qua, questa è la nostra parete. Ecco qua, abbiamo messo. Ti piace male? No. Tutto a posto? Ok. Ora ruota, prova tutto, ancora. Un piccolo invito centro cresta per avere la direzione. Procediamo poi con una presa a spirale da 2 mm. Ruota verso me, Daniele? Ruota verso la ruota? Ok, direi che bene. Ruota, ok. Spingere un pochino. Faccio male, Daniela? No. Ok, se ti spingere tocca. Ora allarghiamo leggermente con la presa di ruota. Poi proviamo con una presa da 3,30. Okay.
Fate il canale aperto. Allora, vedi il tuo qua? No. Ancora un po' di giro? Ok. Allora, procediamo a vitare l'impianto. Abbassi i giri in modo da evitare questa prima cosa. Aria, no, ferma. Rimani qui ferma. Gira, gira verso me. Una toccatina. Ok. Abbiamo tutto a posto, Daniele, abbiamo finito. Questo usciamo. Ora posizioniamo sull'impianto una vicina di copertura e procediamo poi alla sutura. Due puntini e l'intervento è abbastanza banale. Volta di qua, dai. Entro vestibolare. Ti ricordo, dai. Abbi. Ok, però andiamo, passo anche di qui. Prendi il capo. Ok, conclusa la cura, l'intervento è concluso. Buongiorno a tutti. Ok.
chiamano proprio anche così, no? Questa è la radiografia. Sì, la radiografia dopo l'intervento. Adesso non vedi molto bagnato. Ma magazzino? No, oggi no.